Ciao a tutti ed eccoci qui tornati a giocare con il nostro carotino e a continuare la nostra avventura per cercare di ritornare a casa. Io non so bene come sentirmi riguardo al fatto che lo scorso episodio è stato a dir poco traumatico e ricordiamoci che adesso noi abbiamo perso la nostra unica arma contro gli Zurk e si ritorna a scappare come se non ci fosse un domani, perché adesso non abbiamo più nessun'altra scelta. Evviva! Proseguiamo attraverso il sistema di areazione e speriamo di non incontrare di nuovo una valanga di Zurk, anche se in questa zona qui purtroppo nelle fogne è pieno. Che ansia! Per il momento non vedo Zurk. Non fare rumore, carotino, ti prego. Scusami, c'è un robot lì. Non dirmi che siamo tornati indietro. Non dirmi che abbiamo fatto tutta questa strada per tornare indietro. Un viandante riemerso dalle fogne, non se ne vedeva uno da secoli. Ma quindi è tipo un altro villaggio? Sei stato tu a contattarci prima, il piccolo oltreggioso? Sbaltagiar l'oltreggioso ti sta aspettando e a meditare in cima al villaggio. Ma quanto è lungo sto gioco, scusami? Non abbiamo trovato i due ricordi? Questi due? Lo sapevo che me ne sarei persi lì in mezzo all'ansia di sfuggire agli Zurk. Villa Antenna. Questo macchinario, lo scienziato che assistevo ne aveva uno simile. Che cos'è? Una specie di bara? Era malato. Questa era la sua ultima speranza. È entrato nel macchinario. Ma io non ero con lui. Era solo. Cosa stava facendo? Si è trasferito all'interno del computer e poi tutto è cambiato. Ma con il trasferimento qualcosa è andato storto. È rimasto bloccato per centinaia di anni. Fino alla comparsa di un micio. Era lui lo scienziato? Io ero umano. Mi serve un istante. Ti credo che ti serve un istante. Il fatto che siamo a 3 ricordi principali su 5 mi sta suggerendo che siamo a metà gioco ancora. Scusami, io... Mi serve un attimo, non ho molta voglia di parlare adesso. C'è un robot lì sotto che sta tipo badando al giardino. Il giardino, c'è un albero. Se io adesso salto sul tavolo e gli rovino tutto il gioco. Volevo solo giocare con voi, dai. Ah, posso scendere qui. È un po' inutile andare dai robot finché B12 non avrà voglia di parlare. Pianta rossa. Ok, se io voglio ritornare su adesso come dovrei fare? Saltando di palo in palo, immagino. Li stanno ancora raccogliendo. Posso salire sull'albero? Sì. Ah, posso andare solo fino a qua però. Ci sta, non vogliamo andare troppo in là, perché poi non vogliamo certo rimanere incastrati sull'albero. Qui non ci sono i vigili del fuoco per venire a salvarci. Un ricordo. Ah, non posso. Cos'è, un'altalena? Oh, è tornato. Cos'altro ho dimenticato? Devo aver avuto dei genitori, degli amici. Che ne è stato di tutti? Volevo spalancare la città, ma sarà rimasto qualcuno da salvare? Questo è Sbaltazar. E questo cos'è? Oh mio Dio. Ehi, non lo sapete che non bisogna mai interrompere la meditazione trascendentale altrui? Oh, sei tu. Prima eri con Momo, quando abbiamo ricevuto la chiamata. Lieto di incontrarti finalmente, piccolo oltreggioso. Conosci Momo e Doc, perciò sei già pratico di noi oltreggiosi. Mi mancano. Il loro ricordo mi infonde pace. Momo è rimasto nei bassi fondi. Ho sentito che hai collaborato al ritrovamento di Doc. Quanto a Clementine, si trova nell'infracittà al momento. Se vuoi ancora vedere l'oltre, lei è la sola a poterti condurre. A quanto pare, ha una specie di piano per lasciare la città. Tieni, prendi questa. Ho scritto il suo indirizzo sul retro della foto. Per raggiungere l'infracittà, scala il nostro piccolo villaggio. Dovrebbe essere semplice per un tipo agile come te. Se dovessi raggiungere l'oltre, saresti il primo in assoluto. Ti augurerei buona fortuna, ma non ne hai bisogno. Io credo in te.
Scusami se prima mi sono spento, sono umano, probabilmente l'ultimo rimasto al mondo, e guarda cosa resta di me. Ho ricordato molte cose, ma quante ne ho dimenticate? Forse se troviamo Clementine potremo sia ripristinare i miei ricordi, sia riportarti a casa. Possiamo tornare di sotto e scoprire di più sui compagni, oppure proseguire verso l'infracittà. Ovviamente, prima di proseguire, voglio scoprire di più sui compagni. Questo cibo è terribile, ma non c'è altro in giro. Mi toccherà allentare i bulloni sul davanti se continuo a mangiare questa porcheria. Mi chiamano tutti chef Lattavacciuolo, specializzato nel ricondizionamento degli avanti. Specialità del giorno, ramen J45, con il mio ingrediente speciale. Chissà qual è il suo ingrediente speciale. Oh, ehi là, è da molto tempo che non si vedeva un visitatore. Insomma, a eccezione di quei dannati Zurk, naturalmente. Ti immagini se potessimo sfruttare la loro energia, mettendoli a correre in una ruota o simili? Che spreco di potenziale. Beh, mi sembra veramente un'ottima idea questa. Da grande voglio essere come zia Clementine. Volevo partire in esplorazione come lei, ma gli adulti ci hanno proibito di lasciare Villa Antenna. Beh, è un po' pericoloso là fuori, te lo assicuro io che ci sono appena stato. Questo linguaggio e robot da compagnia lo hanno creato dal nulla, impressionante. Ricordo quando è successo, ero già nella rete. Non saprei dire bene quando, ma all'improvviso tutte le forme di comunicazione hanno adottato questi simboli. Sono rimasto intrappolato da solo in un computer per molto tempo, quindi ho tradotto ogni simbolo, ogni parola, fino a poter comprendere tutto. Adesso che sono libero e conosco la loro lingua, sono curioso di scoprire cosa hanno da dire. Lo sapevi che ci sono oltre 900 sfumature di vernice bianca? Wow! Non dirlo a nessuno, ma sto creando la mia personale sfumatura di vernice. La chiamerò Marrone Immondizia. Ero un robot scampanatore molti cicli fa, ma mi sono riconvertito in un cacciatore di tesori. Ah, quindi non stanno vadando al giardino, stanno cercando tesori. Non lasciarti ingannare dal nome, è un lavoro macabro e pesante come questo braccio che ho appena trovato. Povero diavolo, che la ferraglia gli sia lieve. Oddio. A proposito, cosa ci devo fare con la pianta rossa, eccetera? Io la prendo, a qualcosa servirà. 9536 partite a 6. Ma come? Non rivelare a nessuno che sono programmato per vincere a questo gioco? Ma sta barando! Volevo prendere i fiori viola anche. Ci sarà sicuramente qualcuno qui a Villa Coso, non mi ricordo più il nome di questo posto. Dai, a lei piacciono i fiori. Ehi, bello, come va? Lo sapevi che zia Clementine ci ha insegnato a coltivare delle piante particolari che non necessitano di luce solare? Ne ho un enorme assortimento. Vuoi vedere? Mancano ancora dei colori, però. Te li do io i miei colori. Mi mancano una pianta gialla, una rossa e, sì, una viola. Se solo qualcuno agile come te potesse procurarmele. Allora, questa è la rossa, questa è la viola. E adesso devo trovare la gialla. Lì ci sono dei fiori gialli. Eccoci. Ed ecco la pianta gialla. Grazie per la spilla. E adesso possiamo continuare a salire. Sono di nuovo in una zona piena di Zurk. Cosa c'è qui? Cos'è, una specie di metropolitana? Quindi, presupponendo che questa sia la metropolitana degli esseri umani, noi fino ad adesso stavamo ancora più giù della metropolitana. Potevi raggiungere qualsiasi punto della città. La gente la prendeva per andare al lavoro. La prendevo anch'io. Ogni mattina dopo aver salutato la mia famiglia a casa. Mi ricordo, ho fatto tutto questo per loro, ma adesso non ci sono più. È stato tanto tempo fa. Volevano vedere l'oltre, ma ha qualche importanza ormai? Cosa ne è stato di loro? Cosa ne è stato di tutti? Magari era la stessa metropolitana nostra, però loro invece di dover scendere giù dovevano salire su per prenderla. Ok, adesso dobbiamo cercare Clementine. Ah, vabbè,
cioè tra la terza e la quarta è stato brevissimo il tempo, quindi dai, ci stiamo avvicinando verso la fine ormai. Ok, andiamo verso l'uscita della metropolitana. Beh dai, alle scale mobili che non funziona ci siamo abituati. Ah, vedi, you are here, upper town. Poi c'è a meno 2 la lower town e poi c'è l'uscita ancora più su nella control room. Fico. Cosa c'è scritto qui? Metropolitana chiusa per disposizioni antipandemia. Accesso è vietato. I trasgressori possono essere soggetti a detenzione prolungata. Oh, uno dei ricordi. È pieno di libri qui. Dal test di Turing al presente, l'etica dell'intelligenza artificiale. Alcuni mi sono noti, avevo una raccolta tutta mia. Ricordo che niente eguagliava il profumo dei libri e il volgere di una pagina. Era una sensazione quasi di conforto. Leggere un libro era come passare del tempo in compagnia. Oh, guardate la sua faccia! Cos'era quello, un ladro? E quello è un drone poliziotto? Oh mio Dio! Dichiarare la propria identità, agente di pace 22106. Collabora o sarà necessario trasferirti in carcere e riavviarti. Lasciami stare, per favore, non è me che stai cercando. Se vuoi trovare Clementine, sono certo che si nasconde nel condominio. Te l'ho già detto 5 volte, Yosh, non puoi scorrazzare in giro così, è pericoloso. Ehi! È la prima volta che vedo un robot di questo tipo. Sei tutto pelosetto. Beh, non sono un robot. Mostriamogli la foto. Ah, è la ragazza che compare sullo schermo dei ricercati. È una ricercata. Chissà per quale motivo. Il tizio lì che è stato incastrato dalla polizia, o meglio dall'agente di pace, ha detto che si trova nel condominio. L'accesso al livello inferiore è vietato, causa pericolo forme di vita organica. Mantenersi a distanza. Forme di vita organica sono gli Zurk, immagino. No, perché piangi? Ma io non volevo farti piangere, volevo farti sorridere. Voglio sapere perché è ricercata, però. Oh, ricercata. Clementine, sobillatrice, oltreggiosa, ribelle. Denunciare ogni avvistamento. Mi sa che gli oltreggiosi non sono visti di buon occhio qui. Rifletti su questo. Domani, se al posto del mio braccio ne metto un altro robotico, e il giorno seguente faccio lo stesso con l'altro braccio. E poi col mio corpo e via dicendo, fino a sostituire tutte le mie componenti e ad aggiornare i miei sistemi. Sarò lo stesso robot che ti sta parlando adesso? Ah, lo conosco questo paradosso. Molti di gente a me sconosciuta. La mia ipotesi è che vivano in un enorme condominio più su in città. Alla Neko Corp lavoriamo tutto il giorno per raccogliere i rifiuti e inviarli di sotto, dove vengono riciclati e ricondizionati. Il primo simbolo è una strada, poi ci sono il piano e il numero di un interno. Dovrebbe essere facile da trovare. Ah sì? Quindi, la prima cosa è una strada, poi c'è il numero, che è il 3 immagino, e il 5 è il numero dell'interno. Grazie tesoro. Piacente piccoletto, non puoi giocare qui. Lo stabilimento della Neko Corp non è posto per le palline di pelo come te. L'accesso è interdetto, ma solo temporaneamente. Se aspetti un paio d'anni... Un paio d'anni... Ci sarà una pronta riapertura. Edoc. Ma che significa? Ah, 2 4 5 8. Edoc. Al contrario. Edoc. Code. Geniale. Wow.
Oh. Che cosa tenerissima. Cos'è questo? Un parrucchiere? Come ci arrivo lì sopra? Oh, un ricordo. Il salone del barbiere era un ritrovo sociale. Le persone si riunivano per parlare, scherzare e condividere segreti. Era un posto divertente. Anche dopo la scomparsa degli umani, i compagni hanno mantenuto il salone in attività. Si è capito che i capelli non sono indispensabili al successo di un salone. Ehi, imbecille, guarda che ti vediamo anche noi. Ma con chi sta parlando? Ah, con le videocamere che ci spiavano ovunque. Lo dicevo io che mi mettevano ansia quelle videocamere che ti seguivano ogni movimento. La vita è una noia da quando le sentinelle hanno installato le telecamere nel nostro condominio. Ehi, quelle sono le nostre cassette. Non ti hanno insegnato a non rubare? Potrei dartene una, ma dovrei fare una cosa per conto mio, di Geamma e di Nico. Le sentinelle hanno installato 3 telecamere di sicurezza per spiarci. La cosa non ci piace affatto. Potresti scrollarcele di dosso? Ok. Scusami, non ricordo dove l'ho messa, ma giochiamo lo stesso. Entrerò in quella grotta, andiamo. In che senso ho dimenticato la scheda del personaggio? Ci ho messo tutta la settimana a preparare questa sessione. Giocano a D&D. Allora, dove sono le telecamere? Una sta qui, ok. E la terza? Ah, è lì. Quindi una sta tipo qui. Bene, una l'ho distrutta. L'altra sta di fronte. Olè. Ecco fatto. Stavano sulle scatole anche a me queste telecamere. Wow, una cassetta. Ok, ora proverò a salire. Cosa sei di preciso? Un gatto. Un quadrupede che emette tanti versetti. Ottima progettazione. Proprio qui. Proprio qui cosa significa? Che è qui la casa. È questo il posto che sto cercando? È chiuso. Oh. Oh. Ti avevo scambiato per una sent... Lascia stare, chi sei? Cosa vuoi? Frena, quindi Sbaltazar ha finalmente deciso di mandare qualcuno? Immagino tu sia la mia nuova recluta. Non sei molto imponente. Come caspita hai fatto nelle fogne? Devi essere pieno di risorse. Sto cercando una strada verso l'oltre da quando ho lasciato Villa Antenna, ma le sentinelle sono sempre su chi vive. Ora che sei qui puoi aiutarmi, seguimi. È da un po' che sto ascoltando un modo di utilizzare questo vecchio treno metropolitano. Ho persino le chiavi per avviarlo. Ci serve soltanto una batteria atomica per farlo partire. So che la Neko Corporation ne ha una sottochiave allo stabilimento. Ho un contatto che può farci infiltrare tra di loro. Non conosco il suo nome. È il robot con il giubbotto e la catena dorata. Consegnali questo messaggio. Un esserino come te non dovrebbe avere problemi a sgattaiolare nello stabilimento. Un'ultima cosa, non esitare a chiedere aiuto in giro. Questa città è un posto di informazioni. Sta solo alla larga delle sentinelle. Agli ordini. Va bene, quindi dobbiamo cercare il contatto di Clementine. È una cassetta, la canzone si chiama La mia scheda grafica sta ancora urlando.
A giudicare dal nome il brano sarà piuttosto assordante. Mentre qui cosa c'è scritto? Questo tizio vuole vedere Clementine. Troviamolo, altrimenti non rimedieremo mai la batteria atomica. Ok. È il robot con il giubbotto e la catena dorata. Nei pressi del nightclub. Wow. Bevi responsabilmente, piccoletto. Mica come il tizio sul retro, che pena. Il tizio sul retro è il serbatoio bello pieno, se coglie la metafora. Di fronte una botta in testa potrebbe svegliarlo. È andato sto tizio. Gli faccio cadere il coso in testa. È arrabbiato. Il soggetto arrestato non era Clementine. Proseguire le ricerche. Ricevuto. Nessuno può accedere al negozio in fase di assortimento della merce. A giudicare dall'incompetenza di quei due ne passerà di tempo. Maledizione. Ah, ci sono. Ecco. Adoro. Bene, sono venuta qui per fare cosa esattamente? Ruba casco antinfortunio. Allora, continuiamo la prossima volta con questo casco antinfortunio che ho appena rubato e andremo a cercare il nostro caro robot con il giubbotto e la catena dorata per riuscire ad avere la batteria per riavviare il treno della metropolitana. Per adesso vi auguro una buona serata. Ciao ciao!